sentirti sembra tutto molto semplice, no? Sembrano degli slogan, il petrolio, l'acqua, insomma, sembra un progetto quasi di alchimia, insomma, no? Trasformare l'acqua in oro, eccetera. E fra l'altro le cose che voi avete fatto in 15 anni, perché avete fatto appunto un'azienda, una multinazionale, 600 dipendenti, quindi un'azienda quotata in borsa con, insomma, un fatturato consistente, sembrano le cose base della rete, quindi vi siete occupati della registrazione dei domini, vi siete occupati dell'hosting dei siti, quindi tutto il tema della presenza, vi siete occupati di costruire delle community, avete fatto ad esempio gli accordi con le major, con le etichette musicali per costruire, per cavalcare, diciamo, tutta l'onda della musica online, insomma, in qualche modo. E adesso siete molto sull'advertising, sul mercato pubblicitario, che insomma sembra la cosa più ricca in questo momento sulla rete. Però insomma per me non è chiarissimo il segreto. Se io dovessi sintetizzare qual è il modello di business di Data, qual è il segreto che l'ha portata al successo, non è molto chiaro. Non so se per voi è chiaro, insomma. No, non nemmeno per me. Neanche per No, è evidente che il fatto di pensare le cose e cercare di essere consistenti con le cose a cui pensiamo, il fatto di crederci, nonostante quando dicevo la storia di Dada e la storia di Internet, lo dicevo anche con l'accezione di tutti i contraccolpi che ci sono stati, perché comunque se andate indietro abbiamo passato il periodo in cui dovevi spiegare cos'era e tutti ti Certo. dicevano: ma perché lo stai facendo? Ci saranno 7 persone collegate in Italia, no? Prima del Poi c'è 2000, stata la prima del 2000. parte in cui... La bolla speculativa. Sì, la parte in cui... Allora no, adesso abbiamo capito cos'è. Siccome negli Stati Uniti c'è stata l'IPO di Yahoo, facciamo qualcosa anche qua. Noi, oggettivamente, nel frattempo stava succedendo anche che la telefonia si stava aprendo perché c'era ancora il monopolio e quindi l'apertura. Quindi il fare il provider in quel momento voleva dire essere dall'altra parte della barricata, quindi dovrei ottenere delle cose da Telecom Italia e comunque in generale da... Poi l'internet gratis del 99, poi abbiamo iniziato nel 2000 una partnership con Google. Google nel 2000 era una startup che era partita 2 anni prima, quindi era molto piccola, quindi abbiamo iniziato ad adottarlo come motore di ricerca per il nostro motore italiano. Poi vabbè, l'IPO in borsa e poi lo sviluppo internazionale, l'11 settembre, il momento di riflessione di 2 anni. Insomma, non è certo una storia di continuità, è una storia di grandi contraccolpi, molto condizionata dall'informazione che ha fatto tantissima, no? Come dire, siccome bene o male per informare bisogna un po' urlare, o andava tutto bene o andava tutto male. In realtà se la vivi da dentro, lavori e cerchi di vivere delle cose che fai. E questo credo che sia un po' il consiglio che si può dare, non c'è una ricetta, però se tu credi che una cosa abbia un futuro, cioè noi pensavamo che sarebbe stato fondamentale per tutti avere una casa su internet e questa cosa l'abbiamo portata avanti. Adesso su quella cosa facciamo un fatturato di 95 milioni, siamo leader in 3 paesi in Europa e quella cosa lì ha funzionato, ma non, nel senso... Poi alla fine it's all about execution, no? Cioè la puoi pensare e poi la devi anche fare. Quindi noi siamo stati tanti anni a avere tanti colloqui, la fila di persone che venivano da noi dicevano: ho avuto un'idea. Internet non è solo idee, è Saperla tantissima realizzare. fatica realizzativa. Cioè quei modem che abbiamo visto prima per attaccarli al Cisco, cioè ci volevano 6 mesi per cercare i cavi, cioè... Ora è banale, alzi il telefono e, no? E metti un modem, no? E quindi è chiaro che non c'è solo l'idea voglio fare un internet provider, e devi metterti lì e fare un lavoro che è estremamente con le mani in pasta, cioè un mestiere proprio molto, molto operativo. E questa credo che sia la cosa bella, essere molto operativi, essere dentro alle cose, quindi quando sei dentro alle cose poi le usi anche te, capisci cosa sia bene, cosa sia male, cerchi di farle al meglio. Però di nuovo, di tantissime cose che abbiamo fatto, hanno funzionato molte, ma molte hanno anche non funzionato, ecco. Quindi diciamo che è una storia come la storia di Internet, in qualche modo che ha un'evoluzione piacevole perché a volte è anche inaspettata. Però
però il fatto di essere fedeli alla linea, di pensare sempre che ci siano dei pilastri fondamentali su cui lavorare, credo che sia una delle cose da fare, perché altrimenti la rete ti porterebbe ogni giorno a cambiare idea, perché veramente vedi, no, ogni trimestre vi rendete conto che ogni trimestre ci sono delle parole chiave che vanno di moda e che tutti dicono, e poi passa il trimestre successivo e cambiano le parole chiave. Ecco, non puoi lavorare così, perché sennò dovresti cambiare modello di business ogni tre mesi. Su quale parole chiave state lavorando per i prossimi due anni? Mai, ovviamente. E il grande punto, cioè secondo me uno dei punti fondamentali, la differenza è solo la realizzazione, comunque l'execution, come dici te, in qualche maniera. Allora, premesso che il problema è organizzativo, quindi non si tratta di o esecutivo o di essere bravi a farlo, che tra l'altro è secondo me una cosa difficilissima essere bravi a farlo, e non, noi non siamo necessariamente bravissimi a farlo, nel senso siamo fra i tanti, poi magari alcune cose le abbiamo fatte meglio, ma tante le abbiamo proprio fatte male. Io sono eternamente insoddisfatto dei nostri prodotti, questo è abbastanza naturale. Fare un bel prodotto di rete è difficilissimo, insomma, diciamocelo. Poi quando vediamo le cose che hanno successo capiamo che sono, cioè, insomma, sono fatte veramente molto bene, no? Sono molto intuitive, molto semplici, molto potenti, veloci. La velocità è una delle cose, insomma, fondamentali. Parole chiave non sono così distanti da quello di cui abbiamo parlato finora. Cioè, secondo me siamo, diciamo, secondo me, alla preistoria della presenza online. Ancora? Secondo me sì, cioè, perché sia lo small business deve ancora entrare, assolutamente, sia le persone devono ancora entrare, devono ancora decidere come esserci, perché non è detto che finisca qua la storia, cioè non è detto che finisca avendo un profilo di Facebook o avendo un profilo di Twitter, cioè probabilmente andremo oltre, probabilmente ognuno di noi avrà un dominio, probabilmente ognuno di noi avrà una cosa un po' più strutturata, no? Che ha un livello di sicurezza, fra virgolette, e un livello di... Questo è uno dei temi. Generazione di traffico, il famoso mercato della pubblicità, che sarà 100 billion il prossimo anno, ammesso che un 30-40% del... ammesso che un 30-40% sarà in mano a Google, comunque è un mercato grandissimo, un mercato fatto di spostamento di grande massa di traffico, quindi quando tu hai un'attività che funziona, a quel punto puoi permetterti di comprare grandi masse di traffico, no, su cui lavorare per fare la tua audience. Questo è un altro tema importante, il behavioral connesso ai trading di link, connesso alla creazione di audience verticali. Poi vabbè, ci sono tanti temi oggettivamente caldi. Sentiamo, c'è una domanda. Sì. La presentazione è molto bella, la vicenda è sicuramente affascinante. Una cosa mi ha colpito però, tra uno dei pilastri si parla di entertainment e una delle parole chiave che è circolata nel passato e molto a lungo era quella della società della conoscenza. Questa non è stata citata, è un caso oppure ha un effetto minore oppure dovrebbe... sta scemando questa... Allora no, questo è un buon punto. Grazie. Allora... paradossalmente, e questo lo dico purtroppo, come è organizzata la rete ora sarebbe il punto uno, il traffico, cioè il fatto di cercare una cosa perché la voglio conoscere è traffico, perché non ha un'interazione, cioè l'interazione ce l'hai con la tua testa, leggi una pagina di Wikipedia, impari una cosa, è finita lì, però non è che Wikipedia poi ti stimola ad andare a discuterne, no? Social entertainment perché? Perché un po' di conoscenza ce l'hai attraverso Facebook, no? Però diciamolo, all'80% è entertainment, cioè non è che vai lì per discutere di Nietzsche, oggettivamente, no? Fai delle altre cose. Quindi diciamo che sta un po' a cavallo. Secondo me fa parte del traffico perché quando cerco un'informazione all'attualità vado a finire sui soliti newspaper oppure vado a finire sui blog, sui trending topics li trovo sui blog oppure sugli aggregatori. Quello lì veramente è traffico. È traffico che poi puoi in qualche modo spostare sul mondo social, no? Che poi è vero, potrebbe essere social entertainment, è una visione diciamo un po' maggioritaria, però si dovrebbe dire social e basta, e poi, come dici, sono le conversazioni di filosofia e quelle, no, sul Grande Fratello, però purtroppo ora quella parte lì va un po' raffinata. Comunque diciamo sì, ho capito la domanda, la risposta è che la parte di conoscenza secondo me è ormai, non so come dire, quasi assunta ed è molto guidata dai motori di ricerca.
che dicevamo prima, non mi ricordo con chi stavo parlando, cosa succederebbe a Wikipedia se fosse tolta dal primo risultato, cioè se avesse un page rank basso e non fosse il primo risultato di qualsiasi parola tu cerchi su Google, no? Cosa succederebbe? Scenderebbe il traffico dell'85%, quindi la conoscenza ha un problema, perché ora vai solo lì. Cioè, come ci andremo, secondo me è un grande tema.